Siete stati tutti bravissimi. Grazie. Ci vediamo domani. Riproveranno domani, padre. Quei ragazzi sono meravigliosi, sorella. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Sorella Anna? Sì. Volevo dirle che mi è piaciuto molto il coro di quei ragazzi. Mi scusi, noi ci conosciamo. Suo figlio è uno dei miei coristi. No, no. Ma anch'io cantavo in un coro molti anni fa. A lei piacciono i bambini, vero? Sì, moltissimo. Non farebbe mai del male a un bimbo. No. Sorella, vorrebbe stringermi fra le braccia. Come? La prego, voglio solo starle vicino. Non le farò niente, non abbia paura. Dio mio, la prego! Vuole scappare, vuole sfuggirmi. Tutte mi sfuggono. Dicono che vogliono aiutarmi, ma poi mi lasciano. Ti nascondi sotto a questo. Prego. Credi che questi abiti ti rendano diversa, ma non sei diversa. E non sei buona. Non sei buona. 3 omicidi in 3 settimane. 3 suore sono state assalite e strangolate. Sì, certo. E la gente di questa città ha il diritto di pretendere che l'assassino sia arrestato al più presto possibile. Ora devo discutere della cosa col capitano Ellis. Non può dirci qualcosa di più? Cosa ne pensa il sindaco? Manda subito un'altra squadra. Voglio sapere ogni particolare di tutte le persone che frequentano il convento. Giardinieri, custodi, operai e anche preti. Voglio sapere tutto, assolutamente tutto, della vita di sorella Anna, le sue abitudini, che cosa mangiava, quali amici aveva dentro il convento e anche fuori. E inoltre, chi ha frequentato in questi ultimi 3 mesi. Frank Deville, dov'era ieri sera? Capitano Evers. Un attimo solo. Voglio la descrizione del suo crocifisso. Qualcuno dovrà pur sapere com'è. La prego, devo assolutamente parlarle. Si accomodi, sarò subito da lei, consigliere. Quanto è accaduto è estremamente grave. I cittadini esigono che l'assassino venga individuato. Come mai lei non ha ancora fatto nulla? Voglio il rapporto dell'autopsia prima di mezzanotte. Quanti uomini lavorano a questo caso, capitano? 18. 18? In un delitto come questo, che sconvolge l'opinione pubblica, lei impiega solamente 18 uomini? Consigliere, qui c'è... c'è scritto tutto quello che abbiamo raccolto nelle ultime 3 settimane. L'anno scorso ci sono stati 491 omicidi e oltre 200 stupri. Ma qui stiamo parlando di religiose, suore. È un oltraggio. Secondo lei l'oltraggio contro una suora è più grave della violenza fatta ad altre donne? Questa è solo la punta di un iceberg, consigliere. Noi stiamo interrogando ogni maniaco sessuale, ogni pervertito, ogni deviato che si sia accanito contro la Chiesa Cattolica. Insomma, stiamo lavorando. Non è abbastanza, capitano. E se il suo dipartimento non può risolvere il caso, è tempo che qualcun altro intervenga. Consigliere, è molto probabile che lei possa avere ragione. Ma se continua a puntarmi quel dito in faccia, io le garantisco che le farò fare la figura del cretino. Mi dispiace, Link. Avrei voluto essere Jenny. Ben. Su, entra. Che cosa c'è, Harkness? Mi dispiace, Dan, ma non ho fatto che pensare a come ha attaccato tutto il dipartimento. Accuserà te, un ex poliziotto, di spalleggiarmi, non è così? Il caffè? Sì, ne vuoi. Ah, è stato molto chiaro.
Ma come si può sorvegliare una città se gli uomini dimenticano subito tutto quello che gli hai insegnato? È proprio quello che ha detto. Molto lusinghiero. Non è poi così cattivo. Vuole solo un certo tipo di risultato. E tu? Sempre sul punto di diventare sindaco? È il momento buono. Senti, Dan, basta che me lo chieda e io farò le mie scuse in pubblico, sulla stampa, come meglio preferisci. Che ne dici delle dimissioni? Allora è questo che vuoi? Certo. Ma non dal dipartimento, solo dalla squadra omicidi. Per cosa? Un'unità speciale. Sputa fuori. Cos'ha di particolare questo caso? Parli come Harkness. È sempre lo stesso ogni volta che ci imbattiamo in uno strangolatore, uno squartatore, un Mr. X. Si circonda la zona per fermare un criminale, la stampa parla di super ricercato e si scarica il tutto in un ufficio già pieno di altri delitti. Tu ne sai qualcosa? E per quanti sforzi si facciano, molti casi continuano a restare insoluti per sempre. È un susseguirsi di fascicoli con scritto archiviare, insoluto. Hai trovato forse un sistema diverso? Hai della panna? Sì, dovrebbe essercene. I federali hanno avuto un'idea. Gruppo specializzato con incarichi specifici. Già fatto. Non l'hai sperimentato tu contro la Connection messicana? Già, ma si trattava di una vera e propria divisione. Sto parlando di qualcosa di diverso. Un piccolo gruppo molto particolare. Gente con più cervello che forza bruta. Con idee. Ecco che cosa intendo. Terribile. Cosa? Sia la panna che questo caffè. Ti conviene tornare con Jenny prima di finire avvelenato. È una possibilità. Che cosa pensi di quanto ho detto? Te la senti? Quante persone? Lo stretto è indispensabile. E vuoi che sia io il capo? Perché avrei fatto l'accademia con te, corso in macchina quasi 3 anni e trascorso 7 anni incatenato a te alla omicidi. Per me è un onore, visto come ti è andata. Credi che funzionerà? Dovrebbe, con le persone giuste. Hai già un'idea? Forse. Voglio uno specialista di computer. Un uomo che non insegua false piste e arrivi subito all'obiettivo. Il migliore del dipartimento, Tom Roivo. Poi voglio qualcuno in grado di rivelarci i punti deboli di una psiche distorta e cosa potrebbe far scatenare la crisi. Una psicologa criminale che aiuti i nostri uomini nel loro compito. Lee Herrick. Sì, è una donna e porta il distintivo. Forse non sembra, ma quando vuole riesce ad essere molto dura. E voglio un appoggio esterno, un agente in borghese. Conosci Charlie Benson? Quando l'ho conosciuto era l'agente più duro della nostra sezione. Oggi è il migliore agente in borghese che lavori per le strade. Fino ad ora ha agito in periferia, ma è adattissimo per queste cose. Un vero segugio. Molto bene, bisogna avere una sigla di riferimento per i rapporti. Per adesso sarà SR, super ricercato. Lee, dà un'occhiata a questo e dici qualcosa degli stupratori. Ok, diciamo che gli stupratori si possono dividere in 3 categorie. La prima è quella a cui appartiene il maniaco sessuale. È un solitario, un insicuro e timido con le donne. Adopera armi? Non abitualmente. Talvolta ha una pistola e uccide solo se la vittima dovesse resisterle. Che mi dici degli altri? C'è un tipo più violento e aggressivo. È notevolmente abile nel reprimere i suoi istinti e la sua irrefrenabile ostilità verso le donne, che è una conseguenza di come è stato allevato. Si è sentito rifiutato e vuole vendicarsi. E per questo arriva ad uccidere? Soltanto per questo motivo? Vuole distruggere fisicamente e psicologicamente le sue vittime. Pensa solo alla reazione delle famiglie, degli amici. Pura cattiveria. Esatto. E finché l'atteggiamento della gente non sarà più solidale, quante persone saranno dei facili bersagli perché isolate? Hai parlato di 3 tipi. Il sadico. Vuole sia umiliare che fare del male. È il più difficile da trattare perché spesso è incurabile. C'è un particolare che comunque non riesco a capire. Perché le suore? Quale tipo di donna è più al sicuro e più indifesa allo stesso tempo? La donna poliziotta. Charlie.
Ho detto una sciocchezza, scusatemi. La signora lo sa che le voglio bene. Per la verità voglio bene a un sacco di signore. Ma ho anch'io la mia teoria a proposito. Vuoi spiegarti? Sono le donne stesse a scatenare la violenza, eccetto le suore e le donne poliziotto, perché sono contro ogni umana tentazione. Hai tutto quello che ti serve? Sì. Da dove hai cominciato? Sto cercando di riunire tutte le segnalazioni degli atti di vandalismo nelle chiese fino alle persone strangolate. Nessun caso di aggressione a qualche membro della chiesa? No, ma non ho ancora finito di controllare le schede di ex galeotti e sorvegliati speciali con psicosi religiosi. Fa una lista di ogni parrocchia, dai praticanti ai benefattori. Bene. Ehi, hey, Link. Sì? Guarda questo Frank Deville, mi sembra un tipo interessante. Che dice la scheda? 2 arresti, furto e aggressione, espulso da una scuola di gesuiti. 3 anni fa. Ah sì, ricordo, dall'anno scorso si è trovato dei proseliti e predica la violenza contro la chiesa. Ha definito quest'ultimo omicidio il chiaro segno della nascita di una chiesa nuova. Dove posso trovarlo? La sua ragazza ha un negozio nella terza strada, chiamato Lo Stregone. Proseliti negri e stregoneria si accoppiano bene. Sei fortunato ad essere un poliziotto. Con un tale istruttore. Ah, senti, Link, c'è un'altra cosa. Ha tolto i crocifissi alle sue vittime. Perché mai? Trofei. C'era nessuno? No. Sono convinto che l'assassino sia una persona che odia la chiesa. È possibile. Lei si trovava lì, padre? Sì. E suor Anna era qui, vero? Sì. Perciò guardavate tutti verso il coro? Sì. Voglio i nomi e gli indirizzi di tutti i ragazzi del coro. Dei bambini. Se quella sera c'era un estraneo, padre, potrebbero averlo notato. Buongiorno, bellezza. Posso dare un'occhiata a questa roba? Certo, guardare è gratis. Phil?
Scusami, non ti ho sentito entrare. Ti ringrazio per aver ottenuto il rinvio del caso Nelson. Mi hai fatto un favore. Nessun problema. Per me. Il giudice Conway ha messo il naso fuori dal suo ufficio? Oh, questo mese è la seconda volta che capiti con lei. Si crede in grado di giudicare il mondo. Ma non sa che noi poveri mortali ogni tanto possiamo anche stare a letto con l'influenza? Sono stato male abbastanza senza dover stare in aula ad ammirarla. Sai, Phil, se almeno avessi telefonato. Io ho telefonato. Nessuno ha ricevuto il messaggio. Ehi, consigliere, cos'è questo? Un controinterrogatorio? Spero di avere almeno il diritto di sollevare obiezioni. Da amico a amico, Phil. Puoi anche fare a meno dell'amico. Perché non bevi qualcosa? Per me puoi farlo. Sono qui da 9 anni e so quando non ne puoi fare a meno. Ehi, Sam. Ho appena lasciato quel vecchio. Lui si è fatto sfuggire una cosa interessante. Cioè? Si tratta del caso che è in prima pagina. Lo stupratore? Già. Appena lo portano su è tutto tuo. E al momento giusto non dimenticare chi ti ha passato la notizia, eh? Ehi, Sam, è fantastico. Congratulazioni. Questa sì che è fortuna. Mettilo con le spalle al muro come vogliono tutti e per te è fatta. Non lo so. È un caso da pena di morte. Hai visto cosa ha fatto quel tizio? Suore. Le ha aggredite, violentate e poi assassinate. Se c'è un uomo che merita la pena di morte è quello che ha commesso questi delitti. Senti, vorrei farti alcune domande. Per caso hai visto un uomo in fondo alla chiesa il giorno che... È morto a 35 anni dopo aver collezionato solo delusioni. Ah, sì? E che faceva? Era vice sceriffo. Ha passato tutta la vita a trattare gravi furti di galline. Avrebbe potuto far meglio, ma non gliel'hanno mai permesso. Andiamo, tesoro, dobbiamo per forza parlare di lavoro. C'è un tizio che ammazza le suore, le aggredisce e le ammazza, lo sai? Dai, piantala, certo che lo so. Non immagini cosa darei per potermi occupare di questo dannato caso. Su, tesoro, adesso rilassati. Perché non andiamo a casa mia? Non mi toccare tu. Bene, bene, bene. Sei di nuovo di cattivo umore, eh? Tu hai bisogno di me. Quello che stai cercando. Non lo so. Una nuova religione? Un'alternativa al cristianesimo? Sei cristiano, John? Ho smesso di credere quando sono arrivato indietro. Allora lo sai anche tu. Il cristianesimo è morto. È morto sui campi di battaglia in Sanina. È morto nelle luride prigioni. È morto in quei paesi in cui i bambini muoiono di fame. È durato 2000 anni. 2000 anni di guerra, inquisizioni, persecuzioni, schiavitù e morte sul rogo. E adesso è finito. È il nostro turno.
è il nostro uomo. E di quella specie di fanatico religioso? Che cosa mi dici? Ci ha parlato Charlie Benson, l'ha contattato ieri sera. E allora? Charlie dice che non gli sembra un assassino. E questo che diavolo vuol dire? È da tanto che manchi dalle strade, vostro onore. Vedo che ti fidi molto di quel Benson. Mi fido di tutta l'unità. Mi dispiace. A volte questi abiti mi stanno un po' stretti. Stanno meglio a te che a molti altri, Dan. Ce la faremo, vedrai. Tienimi informato. Signor Sindaco, è quasi l'ora, l'aspettano. Molte grazie, vengo subito. Bene. Grazie, Link. Signor Sindaco, uno degli argomenti che dovrà affrontare con la commissione d'inchiesta... Così finirai per ubriacarti, lo sai? Mi aiuta a rilassarmi. Oh, credevo di bastarti io. Senza di questo tu non hai alcuna chance. Sei capriccioso. Sei capriccioso ma carino, vieni qui. Ti è mai capitato di perdere un giorno? Ho perso un paio di weekend. Ma hai capito quello che ti ho detto? Volevo dire niente. Zero. In bianco. Che ti succede? Sei sicuro di stare bene? Coraggio. Ora andrà meglio. Io capisco perché ti comporti così. Non sei il primo che ha un momento di panico. Magari ti hanno allevato solo a latte e religione. Non c'è niente di sbagliato nella mia educazione. Ti hanno tagliato fuori, vero? Ti hanno imbottito la testa di frasi tipo porgi l'altra guancia e poi ti hanno tagliato fuori. C'era un buon motivo. E tu non hai il diritto di deridermi con le tue frasi stupide. Che ti prende? Oh, stai male. Scommetto che ti sei preso l'influenza, ma ti avverto, io non posso permettermi il lusso di ammalarmi. È colpa tua, è questo posto che mi fa star male. Quello era un bicchiere del mio servizio migliore. Scusa, mi dispiace. Non posso sopportare certe villanate. Tieniti il tuo padre, figliolo e Spirito Santo e vattene via. Ho detto che mi dispiace. Sì, va bene, sei perdonato. Comunque vattene via. No, per piacere. Oh, ti ho detto basta. Io non sono la tua madre superiore, né la tua santa protettrice. Sta zitta! Come ti permetti? Maledetta! Vattene via subito, chiamo la polizia, fuori! Fuori! Prima cosa che farebbe lo stupratore è vedere se gli riesce di dominarvi. Ne consegue che il modo migliore per respingerlo consiste nel non concedergli alcuna possibilità. Se cerca di intavolare una conversazione, evitatela. Se vi offre aiuto, rifiutatelo. Se vi chiede aiuto, ignoratelo. Dica pure, sorella. Capitano, mi domando se lei si rende conto che ci sta chiedendo di agire in modo contrario alle nostre regole e alla nostra religione. Sì, lo capisco. Ma anche lei deve capire che quest'uomo non può essere aiutato. Nessuno può farlo. Se lei avrà un attimo di debolezza, questo potrebbe esserle fatale. Certo, è difficile che una di voi stia in guardia o abbia dei sospetti o sia scortese con chi l'avvicina con aria innocente. Sì? Prego, se qualcuno di noi dovesse trovarsi in una situazione che non riusciamo proprio ad evitare e non potessimo difenderci, come dobbiamo comportarci? Gridate con tutto il fiato. Non sto scherzando.
Ricordate che l'ultima cosa che vuole un aggressore è avere testimoni. Capitano, e se non bastasse gridare? Voglio dire, se non ci sentisse nessuno e lui non se ne va? Allora lottate. Fategli del male in qualsiasi modo. Mi scusi, ma io credo che per la maggior parte di noi sarebbe impossibile. Voi dovete cercare di difendervi e colpirlo come potete. Usate qualsiasi cosa abbiate sotto mano. Che posso dire? Una borsa, un libro, tutto quello che trovate. Sì. E se non riuscissimo in nessun modo a respingerlo? Ve ne renderete conto dopo 30 secondi. Non dovrete lottare oltre questo tempo. Sarebbe del tutto inutile e rischioso. E in lui aumenterebbe solo la voglia di farvi del male. E se gli chiedessimo di lasciarci stare? No, no. Questo rafforzerebbe il suo odio verso di voi. Aumenterebbe il suo desiderio di umiliarvi, di vedervi strisciare. Allora che cosa dovremmo fare? Io vi consiglio di cambiare atteggiamento. Vuol dire cedere? Sì, mi spiace, ma è proprio quello che intendevo dire. È meglio continuare a vivere per aiutare altra gente invece che morire per mano di un uomo che non può essere aiutato. Posso aiutarla? Sì, ecco, vede, io avrei bisogno di parlare con un medico. Possibilmente del reparto psichiatrico. Solo pochi minuti, vorrei fargli alcune domande. Si tratta di mio fratello. Lui sembra che abbia... Credo si chiamino vuoti di memoria. Sì, capisco. E qual è il suo nome, signore? È solo per la scheda, signore. Mi avevano detto che non ci sarebbe stato bisogno di formalità, mi capisce? Se crede può darmi il suo nome. No. Adesso le chiamo il dottore. Li hai fotografati tutti? Sì, li ho anche controllati, ma non c'è nulla. O almeno nulla che sembri inerente a questo caso. Comincio a pensare che non sarà facile scoprire il nostro uomo. Sì, lo credo anch'io. Dovremmo percorrere altre strade. Non credo appartenga ad una delle tante sette pseudo-religiose. Bene, sarà meglio parlare ancora con i ragazzi del coro e fare accurati controlli su gente che è stata allevata negli orfanotrofi. Sicuramente prima o poi qualcosa salterà fuori. Ne sono certo. Quel ragazzo con cui hai parlato, te l'ha descritto? Sì. Sto pensando. Cosa? Ho bisogno di riordinare le idee. Riposati un po'. Vado a prendere un po' d'aria. Lì? Sì. Può essere cresciuto in orfanotrofio, hai detto? Sì. Charlie ha trovato qualcosa? No, sta lavorando sulle liste che abbiamo ricavato. E allora? Vorrei una lista degli orfanotrofi cattolici e dei loro ospiti negli ultimi 40 anni. Locale? Nazionale. Beh, tutto è possibile, ma... Allora muoviamoci. La descrizione del ragazzo dei Connors parla di un uomo fra i 35 e i 45. D'accordo. Certo, quello che mi chiedi non è molto semplice e non credo che il sindaco gradirà la bolletta del telefono. Gli chiederò personalmente di pagarla. Speriamo che non ci sospenda tutti a tempo indeterminato. Non ti preoccupare, vedi di prepararmi quella lista prima di domani. D'accordo. Lì? Sì, ce la farò. Nessuna possibilità tra questi? No. Splendido. Dopo 48 ore siamo ancora al punto di partenza.
Hai studiato molto? Sì, fino adesso. Dalle 8 di stamattina? Mm-hmm. Sarai molto stanca. Sì, ma volevo finire. Non ha paura di uscire a quest'ora? Beh, a essere sincera, qualche volta. Ciao, Cindy. Ciao, Jim. Sorella, pensavo che mi avresti aspettato. Volevo, ma ho studiato fino adesso, sono stanca. Sorella, potrebbe scusarci un momento? Sì, certo. Grazie, andiamo. Buonanotte. Jimmy, ho avuto una giornata molto, Cindy, molto pesante. Cindy, per favore, non puoi solo studiare. Non ho ancora finito. Cindy, Pete se n'è andato. Saremo noi due soli. Che ne dici? Accompagnami all'autobus. Cindy. Per favore. C'è qualcuno? No, la prego, non abbia paura. Voglio solo stare con lei. Voglio solo starle vicino. Ho bisogno di starle vicino, la prego, la prego, la prego. La prego, la prego. Senti, non essere sciocca. Peter riattacca solo alle due. Oh, non lo so, non lo so. Oh. Andiamo. Cosa è stato? Cosa? Ho sentito gridare. Ero io, non ci credi? La mia pressione è arrivata alle stelle. Aspettami. Oh mio Dio. Jim! Presto, un'emergenza! Cosa è successo? È ancora viva. Corri! Buio. Non l'ho visto in faccia. Non c'è altro che può dirmi di lui. Era altro. No. Mi dispiace, capitano.
Desidero tanto aiutarla, ma... Non si preoccupi. Se ricordasse qualche particolare, la prego di telefonarmi subito a questo numero. Grazie. E grazie anche per le rose. Non c'è di che. Non avrei voluto portarle solo queste. Avrei preferito dirle che l'abbiamo presa e che non farà più male a nessuno. E per dirvi anche che la vita continua, vero? Qualcosa del genere. E riguardo la vita che forse porto in me. Questo ancora non lo so. Ma so come mi sento. E so che non potrei accettarlo. E so di non aver avuto alcuna possibilità di scelta. Sorella, lei deve capire una cosa. Non è stato un vero atto sessuale. Quel che le è successo non è stato una violazione alla sua castità, è stata la rabbia di una mente depravata di fronte al simbolo che lei rappresenta e che scatena in lui gli istinti più bestiali. E riguardo alla mia rabbia? Si sfoghi. Avanti, dica quello che pensa. Io... lo odio. Come potrò continuare la mia vita, la mia missione, con questi sentimenti? Non ne sono degna, almeno finché non riuscirò a perdonarlo. Finché non riuscirò a pregare per la sua anima, come farei per chiunque altro. Ciò che prova non è ingiusto, sorella. Nessuno può perdonare quello che non capisce. E nessuno di noi riesce a capire questo tipo di delitto. Ma credo che... se lei avesse visto su quel volto il suo tormento, potrebbe pregare per lui. Pronto? Parla Phil Benedict. Sono alla biblioteca legale, verrò in ufficio oggi pomeriggio sul tardi. Grazie. Pink, lì. Sentite, è arrivato adesso. Vorrei dare qualche informazione sull'assassino, quello che uccide le suore. Il suo nome, per favore. Sorella Amy. Sono spaventata. Indirizzo? Convento di Santa Marta. Ero fuori quando mi si è avvicinato un uomo. Ha detto di essere cresciuto in un orfanotrofio cattolico e di amare le suore. Poi ha detto che aveva bisogno di aiuto. Ogni tanto non ricorda più niente. Lui li ha chiamati i vuoti di memoria. Potrebbe essere l'uomo che state cercando. Come si chiama quell'uomo? Questo non lo so. Ok, può descrivermelo? Sui 35, corporatura media, capelli scuri. Non ho notato altro. Manderemo da lei una persona, sorella Enid. Credo che non lo fareste se non fosse proprio l'uomo che cercate, vero? La troveremo al Santa Marta? Pronto? Al Santa Marta non esiste nessuna suora Enid, e ci sono alcuni rumori di fondo che mi dicono che questa persona mente circa il suo tipo di apostolato. Corporatura, età e capelli coincidono con la descrizione del ragazzo. Viene da un orfanotrofio cattolico. Vuoti di memoria? Sì, certo, è possibile. Ok. Da dove proviene la telefonata? È una specie di analizzatore dei suoni. Filtrandoli, posso concentrarli in una piccolissima parte dello spettro acustico, grande quanto un 86esimo di un'ottava. Lo amplifico e poi elimino tutto quello che non mi serve. Sembra una specie di pawn machine. Cosa? Un gioco elettronico, c'è in tutti i bar adesso. Ho fatto 5 nastri separati.
musica. Sembra rock. Conosci il gruppo? Sembrano i Rolling Stones. Perfetto, sono in tutti i jukebox della città. Aspetta. Macchina per il caffè. Lo so, è in tutti i bar della città. Scherzi, venire a Las Vegas con te. Preferirei giocare a carte con mia zia Elsie. Ok, allora abbiamo una pawn machine, un jukebox, una macchina per il caffè espresso e una ragazza con una zia di nome Elsie. Sembra facile. Lo sai quanti bar ci sono in città? Ascolta. Si sente solo quando aprono la porta. Ora cerco di evidenziarlo. Il canto? Hare Krishna. Lo cantano fuori, nella strada. Basta scoprire dove erano quei buddisti al momento della telefonata e collegare con gli altri dati. Ci sta pensando Charlie? L'ho già fatto. È un locale vicino al tribunale. Si chiama Charlie Halls. Un bicchiere di birra, amico. Bello questo locale. Il volume è perfetto, Charlie. Continua. Perfetto, grazie. Grazie infinite. Salve, dolcezza. Bella serata, eh? Vieni spesso qui? Qualche volta dopo il lavoro. Dove lavori? In un'agenzia di viaggi, in fondo alla strada. Oh, certo, la conosco. Sei mai stata a Miami? No, finora non ho viaggiato molto. E mi piacerebbe farlo. Vorrei andare a New York. Confronto negativo, Charlie. Oh, scusami, è appena entrata una mia amica, vado a salutarla. È stato davvero un piacere conoscerti, a presto. Salve, tesoro. Ciao. Sei davvero splendida. Sai che stavo pensando la stessa cosa di te? Evidentemente siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Negativo, Charlie. Bambola, sei deliziosa. Anche tu non sei niente male. Posso offrirti un drink? Perché no? Cosa preferisci? Whisky con ghiaccio. Allora, lavori da queste parti? Sì, diciamo di sì. Come ti chiami? Melissa. Melissa Dawson. Polizia, capitano Evers. Senta, ho solo accompagnato a casa la signorina. Sa come sono le strade di questi tempi. È stato un piacere, tesoro. Ora sei al sicuro. Che fone. Senta, io sono a posto. Non so chi sta cercando, ma... Voglio parlare con lei. Oh, il mio tempo si paga molto caro, capitano. Davvero? Attualmente qual è la tariffa al Santa Marta, sorella? Oh... Uno scherzo è di pessimo gusto e non lo capisco. Stiamo cercando uno squilibrato. Sbaglio? O ha parlato al maschile? Se crede che io assomigli ad un uomo, sicuramente ha dei gravi problemi. Lei ha telefonato alla centrale oggi pomeriggio, dichiarando di essere suor Enid del Santa Marta, e ha descritto un uomo. Se lei lo frequenta, può trovarsi in guai molto seri. Io? L'avrei detto così? Suor Enid?
Se ha paura, possiamo proteggerla. Quella tale deve avervi detto cose molto interessanti, eh? Altrimenti perché tanta fretta? Se cambia idea. Posso badare a me stessa? Molte donne dicevano lo stesso prima di incontrare Jack lo squartatore. Che era uno psicopatico morbosamente attratto dalle belle di notte. Beh, quello che state cercando ha un problema completamente opposto, non crede? Dunque lo conosce? Anch'io leggo i giornali. Non presero Jack lo squartatore. Probabilmente perché chi lo conosceva non l'ha mai detto a nessuno. Senta, lei perde il suo tempo se cerca di spaventarmi. Io non ho fatto alcuna telefonata e non conosco nessuno squartatore. Lo spero per lei, Melissa. Perché in caso contrario correrebbe lo stesso pericolo di una suora. Sergente Eric. Sì? Sam Goldberg, abbiamo già lavorato insieme. Oh, sì, certo. Come va, Sam? Ah, a parte il mio solito mal di testa, non posso lamentarmi. Oh, questo è Phil Benedict. Oh, signor Benedict. Piacere. Sono stato un attimo dal capo. Ho saputo che lavori su quegli strani omicidi nell'unità dei Link. È vero, sì. Vorrei occuparmene personalmente, non appena lo avrete preso. Non c'è niente che puoi anticiparmi? Ne avresti già sentito parlare, Sam. Andiamo. E quel fanatico Deville è sempre il numero uno della lista. Solamente a parole. Ci vorrebbero delle prove un po' più consistenti per arrestarlo. Piacere di averla conosciuta. Piacere mio, sergente. Ah, Sam, se tu prendessi un'aspirina di tanto in tanto, eh? Che cosa ci fai qui? Come hai fatto ad entrare? Facile, ho detto al portiere che ero tua sorella. E tu vuoi bene alle sorelle, vero? O forse sarebbe meglio dire che le ami. Sei un po' strano, Phil, lo sai? Zitta. Smettila! Ma non sei corrisposto. Tu le ami e loro non ti amano. Tu le desideri e loro non ti vogliono. Basta! Ora ti dirò quello che voglio. $10,000. Non mi sembra eccessivo. Per cosa? No, no, no!
No! No! No! Lei mi sta perseguitando. Non può farlo, Evers. Non ha alcun diritto di farlo. Siamo autorizzati da quel mandato, signor Deville. Comunque ha dei diritti. Leggiglieli e portalo in centrale. Hai registrato la telefonata che parlava di Deville? L'ho chiesto al reparto, ma non hanno fatto in tempo, troppo rapido. Insisto che l'assassino non è Deville. Tu che ne dici, Link? Sei d'accordo? Per me non ci sono prove concrete. Siamo ancora in alto mare. Fantastico, riusciamo ad arrestare un tizio e siamo tutti d'accordo che non è quello giusto. Lo prenderemo. Non per merito mio. Melissa era l'unica traccia e me la sono fatta scappare. Credi di essere il primo poliziotto che si gioca un indiziato? So bene di averti deluso, piantala, tutto il dipartimento mi prende in giro e il tuo amico sindaco addirittura è fuori dagli angheri. E allora che cosa intendi fare? Metterti a piangere? Oppure procurarti un mandato e darti da fare, eh? Ehi. Secondo me Melissa Dawson è la chiave di questo caso. Ed è grazie a te che l'abbiamo trovata, ok? Grazie, Link. Mettiti in moto, Charlie. Qualcuno deve sapere dov'è. Ok, capo, ora vado. Lì, vai a riposarti. Ma io non sono stanca. Muoviti, io starò qui in caso di novità. Va bene. Pensi a loro? No. Hanno una madre di prim'ordine. È il loro padre, invece, che li ha delusi. Link, ho parlato con Dan. Dan? Davvero? Ti ha telefonato? È incredibile. No, no. Non è stato lui a chiamarmi, l'ho fatto io. Lui ha detto che hai dato le dimissioni. Sì. Sì, volevo dirtelo, ma io non ne ho avuto il tempo. Scusami, Ginny, ma questo è un caso diverso. E in cosa è diverso, Link? Mi dispiace, ma sono anni e anni che mi ripeti sempre la stessa cosa e io mi dico sempre sì, forse ha ragione. Non vorresti un po' di caffè? Oh, no, ti ringrazio, Link. Ti prego, parla. Mi sono sbagliata. Oh, Ginny, non devi... Lasciami dire. Non è per il lavoro. Ricordo quando ti ho detto che lo odiavo. Perché ti portava sempre lontano da me. Non sapevo mai se tornavi. Ma forse sarebbe stato lo stesso con qualsiasi altro lavoro. Tu devi sempre fare quello che va fatto e tutto il resto viene dopo. Ma adesso ho capito che potrei fare a meno di tutto tranne che di te. Capitano Evers.
Sei sicuro che sia Melissa Dawson? Bene, grazie. È l'obitorio. Hanno portato una certa Jane Doe che somiglia a Melissa Dawson. Lì! Dov'è Link? Mi dispiace, ho un'emergenza. Dal coroner. Insomma, mi è difficile credere che sia il procuratore. Beh, credi quello che vuoi, ma è il risultato di 3 diverse ricerche. Il nome di Phil Benedict sia nell'agendina di Melissa che nella lista dei benefattori del Santa Veronica. E inoltre è cresciuto in un orfanotrofio. E io l'ho incontrato ieri sera con la persona che si occuperà del caso. La descrizione del ragazzo corrisponde. Qual è l'orfanotrofio? Sant'Agnese. Nessuno lo ricorda personalmente, ma io ho trovato una scheda. Accettato il 2836, abbandonato in fasce, affidato ad una famiglia a 8 anni. È scappato e ritornato al Sant'Agnese qualche settimana dopo, dove è stato curato per contusioni e fratture procurategli da genitori adottivi. Affidato ad un'altra famiglia 6 mesi dopo ed è fuggito anche da lì. Per tornare all'orfanotrofio? Tutto coincide, Link. E le suore? Possibili madri. Le uniche donne che con lui erano state molto affettuose. Già. Che dandolo in affidamento l'hanno tradito. Gli avevano mentito. E quando la famiglia che l'aveva adottato l'ha picchiato duramente... Aspetta, fammi capire, le odia ma torna da loro. Certo, perché quelle suore gli avevano dato comunque dell'affetto, l'unico amore che abbia conosciuto. Hanno sbagliato solo nell'allontanarlo. E comincia ad aggredirle adesso e a ucciderle? Dopo tutti questi anni. Beh, forse ha soffocato i suoi sentimenti fino ad oggi. No, represso. C'è molta differenza. Nel primo caso si è consci di farlo, mentre la repressione è un fatto inconscio. Un meccanismo di difesa che può esplodere in qualsiasi momento come una bomba ad orologeria, abbandonata lì per anni. Non sai neanche chi ci sia e poi esplode. Ma perché adesso? Che cosa l'ha scatenata? Questo non lo so, Link. Confesso che è molto difficile stabilirlo. Ho parlato anche con degli esperti all'università, ma... i fattori possono essere molti. Uno stato depressivo, qualcosa che di tanto in tanto improvvisamente eccita la sua psiche. Vorrei sapere una cosa. Ogni volta che viene la crisi, ne è conscio? Questo proprio non lo so. Ma sapeva quello che ha fatto? Non avrebbe cercato di far accusare Devi? Forse ha cercato di ricattarlo. Ma lei come ha fatto a scoprirlo? Chi pratica quella professione è anche un po' il confessore dei suoi clienti. Consciamente non si sarebbe lasciato scappare niente, ma... Già, però inconsciamente. Quello che non so è come riuscire a smascherarlo senza metterlo in guardia sulle nostre mosse. Riusciremo a trovare un sistema. Credi? Un individuo come quello che stiamo analizzando può reprimere la sua aggressività. A livello inconscio controlla i suoi impulsi. Grazie. Mentre consciamente si preoccupa solo di controllare il comportamento che deve tenere in mezzo alla gente. Resta comunque un criminale. È probabile. Un probabile non basta a incriminarlo. Quella suor Beth lo riconoscerebbe in una foto. Non come l'aggressore. Ma potrebbe riconoscere l'uomo che ha cercato il medico per suo fratello che ha dei vuoti di memoria. Una persona con questo tipo di problema deve essere aiutata. Certo, ma non costituisce reato. Ma dimostra che è lui l'assassino che stiamo cercando. Ma quale assassino? Forse potremo dimostrare che era seduto in fondo ad una chiesa. Potremo dimostrare che è entrato in un ospedale, ma non certo che ha ucciso qualcuno. E a quel punto rischiamo soltanto il ridicolo. Lì. Dimmi. Se sapesse che lo cerchiamo, riuscirebbe a controllarsi? Forse. Così lo perderemo. Non si potrebbe sottoporlo ad un esame psichiatrico? Guarda, forse... amico, che non è sempre pazzo. No, dobbiamo sorprenderlo sul fatto. Non credo sia possibile. Dobbiamo spingerlo a fare un passo che ci dia la possibilità della sua confessione. Il suo messaggio era un po' approssimativo, capitano. Per quale motivo voleva vedermi? L'approssimazione era intenzionale, signor Benedict. Pensavo che sarebbe stato meglio per lei. Vede, questa mattina una certa Melissa Dawson è stata trovata morta ed è stato trovato il suo nome nella sua agendina. Non le sto chiedendo di fare alcuna dichiarazione, signor Benedict. Lei conosce meglio di me i suoi diritti. Potrei dirle che si tratta di un caso di omonimia, capitano. Ma sì, conoscevo Melissa. L'ho incontrata un paio di mesi fa in un bar, ad un isolato da qui, più o meno. Lei era... lei lo sa cos'era, vero? Ah, certo. Io ero solo.
Beh, ma non ci sarà stato solo il mio nome sull'agenda. Oh, no, signore. Stiamo controllando tutti i nomi. Non volevo crearle dei fastidi. C'è qualche testimone? Sì. Una suora, suor Beth del Santa Marta. Avrà certo letto di lei. Una suora? Quella che è sopravvissuta all'aggressione? Sì, signore. Ma pensavo che aveste già arrestato il colpevole. Già, lo pensavo anch'io. Io non riesco a vedere alcun collegamento tra una suora e una persona come Melissa. E poi cosa c'entro io, capito? Non c'è niente di cui preoccuparsi. Lei non è tra gli indiziati. Io volevo chiederle di incontrarsi con suor Beth. Pensavo che potremmo farlo insieme, come se lei volesse farle alcune domande per il suo dipartimento. Nessuno saprà mai niente di questa indagine, neanche la suora. La ringrazio della discrezione, capitano. Dovere mio. Suor Beth si trova nella casa di riposo del Santa Marta, vicino a Topaz Beach, proprio in fondo alla Coast Highway. È sola e nessuno saprà della nostra visita. Che ne dice di uscire dall'ufficio intorno alle 17:30? Poi la riaccompagnerò io stesso in città. Beh, io... Sì, è una buona idea, sì. E grazie ancora. Come ho già detto, stia tranquillo. Noi faremo in modo che non risulti niente sulla sua scheda. Già. Ha abboccato. Lo seguo. Tutto pronto? Sì. Se è pulito non verrà. Altrimenti sarà qui tra poco. È una 32, non è molto appariscente. Qui c'è la fondina e il caricatore. No, Link, non la voglio. La prenderai. E usala se devi farlo. SR1 qui, SR3. SR1 a SR3, dove sei? A 5 minuti. Siamo pronti, Charlie. Visto Charlie, bloccalo tu. Ricevuto. Thank you.
Come va, Link? Tutto bene, seguilo. Sorella, la prego, mi perdoni. Non sapevo quello che facevo, non volevo farle del male. Chi è lei? Dov'è Suor Ben? Voi due, sul retro! Lasciatemi stare! È tutto finito, signor Benedict. Devo vederla. Non volevo farlo. Lei mi deve capire, la prego. Lei ha capito, signor Benedict. Non è stato facile, ma ha capito. Oddio, che cosa ho fatto? Voglio morire! La prego! Spari! La prego! Spari! Ferma! Per favore, non mi lasci, ho bisogno di lei, sorella! Per favore, deve capirmi, ho bisogno di lei, non mi lasci, la prego! Oh, la prego, non fugga da me! Ho bisogno di lei! Non mi abbandoni, la prego! La prego! Stia qui accanto a me! Gli volevo sparare. Non credo, Lee. Potevi sparare a Benedict, non a un bambino. Vi farò avere il rapporto. Bene. Sai a cosa stavo pensando? Mi stavo chiedendo che cosa sarebbe successo alla squadra se per caso avessimo sbagliato persona. Ma non potevamo sbagliare. Dimentichi che noi siamo la migliore unità. Che cosa fai questa sera? Ho un appuntamento, Charlie. Mi aspettano a casa.